Ciao ragazzi, da Roberto Gaudieri Chan, volevo condividere con voi questa nuova esperienza per quanto riguarda la meccanica. Hyundai H1, H1 sarebbe il furgone di Hyundai col motore 2.5 CRD, andiamo a vedere, eccolo qua, che è il motore derivato da Pajero, quindi una meccanica sicuramente molto affidabile derivata dal Giappone, quindi derivata dal marchio Mitsubishi, quindi sicuramente un ottimo mezzo a livello affidabilità meccanica. Ma, c'è sempre un ma. Problema riscontrato che ha percorrenza veloce, quindi 120-130 km/h, oltre 130 km rispettando sempre i limiti di velocità. Problema che la lancetta del termostato, lancetta della temperatura dell'acqua andava verso il rosso. Rallentavi, tornava a sua posizione, al suo regime. Perché? Perché? Problema riscontrato era il termostato che non apriva. Cos'è sta roba qua, ragazzi? Cos'è sta roba? Sembra una campanella quella degli hotel, no? Quando devi chiamare il maggiordomo. Questi bellissimi prodotti, questo bellissimo termostato, hanno delle impedenze perché praticamente aprono a tot gradi. Ogni macchina ha la sua, compresa anche la Hyundai. Quindi, problema probabilmente dovuto al termostato. Per poter arrivare al termostato, come tutte le cose, come tutte le auto, bisogna smontare mezzo mondo, intercooler, di qua, di là, insomma, quindi per una cavolata c'è da smontare sempre un sacco di roba. Si sospetta questo sia questo il problema e quando viene fatto questo sarebbe anche da fare anche la pompa dell'acqua. Si sospetta perché? Perché il tubo in alto del radiatore rimaneva caldo, mentre in basso rimaneva freddo. Quindi cosa vuol dire? Non circolava l'acqua. Non circolando l'acqua, chiaramente non si raffredda il motore. Ecco perché il problema. Andremo poi chiaramente a risolverlo, sperando sia solo quello, se fosse altre cose si va a vedere nel momento che il termostato è perfettamente funzionante. Bene ragazzi, seguite sempre la pagina Officina Fai per 3. Ciao!